Cosa è successo a Giulia De Lellis? L'influencer di Pomezia ha parlato di un momento difficile vissuto nell'ultimo anno. Giulia De Lellis si è raccontata alle pagine di Cosmopolitan, raccontando un periodo delicato vissuto proprio nell'ultimo anno. Ma cosa le è successo? Mentre il mondo della cronaca rosa continua a chiedersi cosa accade nella vita sentimentale dell'influencer, la diretta interessata ha deciso di svelarsi completamente con il noto magazine. Mettendosi a nudo, Giulia ha raccontato cosa ha affrontato di recente, lasciando senza parole i fan che non ne avevano assolutamente idea. Nel frattempo, comunque, i rumors su una presunta love story fra lei e Tony F non accennano a fermarsi. Di contro, invece, archiviata completamente la relazione lampo avuta con Giano del Bufalo, fratello della più nota Diana. Dopo la fine della storia con Carlo Beretta, praticamente a un passo dal matrimonio, la De Lellis è ufficialmente single. Ma perché l'anno appena trascorso è stato per lei particolarmente difficile? Ecco cosa ha dichiarato a Cosmopolitan. Quello appena passato è stato senza dubbio l'anno più difficile, complesso e anche ricco di cambiamenti nella mia vita. Cosa ha rivelato ancora la ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Cosa è successo a Giulia De Lellis? Nonostante i grandi traguardi professionali e le love story che le sono state attribuite, Giulia De Lellis ha vissuto un momento tutt'altro che facile. Perché? Le sue parole. Ho avuto due delle persone più importanti per me che si sono ammalate contemporaneamente quest'anno. Non trascuro mai il mio lavoro, però quando c'è qualcosa che non va in famiglia o se ci sono problematiche del genere io mi anniento, mi si spegne il cervello e arrivo a fare cose come trascurare il lavoro o annullarlo completamente. Io che abbia la febbre, stia male, discuta col fidanzato, con un'amica, non mi fermo mai. Non mi fermo mai, quest'anno sono arrivata a bloccare il mio lavoro, a stravolgere la mia vita, proprio perché è stato un anno molto intenso e faticoso a livello personale. E ancora, poi, Giulia De Lellis ha aggiunto, dopo una fase molto delicata, che ha stravolto inevitabilmente tutto. Per questo sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto di autoanalisi, perché non avevo neanche il tempo di andare allo psicologo. Eppure, alla fine dei conti sto chiudendo quest'anno nel migliore dei modi rispetto a come era partito. Sono riuscita a lanciare il mio brand e nel suo primo anno di vita è andato nel migliore dei modi, anche oltre l'immaginazione. Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante, ma adesso anche in quell'ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo. Infine, parlando del progetto che ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Giulia ha concluso raccontando quanto segue, e ho fatto questo progetto meraviglioso di Venezia. Riparto in questo nuovo anno lavorativo con una bella energia, molto più consapevole e forse anche un po' più forte. Perché io sono dell'idea che senza un po' di sofferenza non si va da nessuna parte. In ogni dolore c'è sempre un po' di gioia, il film. Giulia De Lellis torna a essere attrice e a Venezia ha presentato il progetto appena accennato. Ma di cosa si tratta? Ecco cosa riporta Cosmopolitan. In occasione del suo debutto al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema, Giulia De Lellis riparte da Teresa, il suo personaggio in 101% L'amore al tempo dei social, cortometraggio Rai Cinema e One More, diretto da Serena Corvaglia e scritto da Andri Oglivani. L'influencer, imprenditrice ora anche attrice, svela a Cosmopolitan Italia emozioni e segreti dell'anno più difficile della sua vita, quello che è appena passato, con il cuore, ora, più leggero, carico di orgoglio e promesse verso il futuro.